E ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Dopotutto. Siete con Evelina Frisa. Ogni settimana insieme a me tocchiamo un argomento diverso e stavolta ci occupiamo di una importante realtà che si trova sul territorio di Città Sant'Angelo. Si tratta della comunità alloggio per il Dopo di Noi Casa del Sole Rosolino Colella. La conosciamo insieme a un operatore che lavora in questa realtà, un educatore e coordinatore della Casa del Sole, che è Nando Di Febo. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. E c'è anche un uomo di sport, sicuramente molto conosciuto per gli appassionati di pallamano e anche di volley, e parlo di Ennio Remigio che è venuto a trovarci e che con questa realtà lavora in maniera assolutamente importante. Poi conosceremo nel corso di questo appuntamento bene che cosa fa insieme alla Casa del Sole. Grazie anche a te per essere qua. Grazie a te, Verina. Allora, vicepresidente della Pallamano Città Sant'Angelo e presidente del volley, per essere preciso, sempre angolana, splendide realtà anche queste. E lo sport è sicuramente un veicolo per stare insieme, per socializzare, per avere la possibilità di conoscersi meglio e anche vivere appieno la propria vita, proprio perché si sta insieme agli altri, ci si confronta, si rispettano anche le regole, no? Ed è questa anche forse una chiave importante nella quale è nata, poi attraverso la quale è nata una collaborazione con la Casa del Sole. Ma entriamo un po' prima nel dettaglio di questa realtà. Che cos'è la Casa del Sole? Che cosa si intende anche per comunità alloggio per il Dopo di Noi? Iniziamo quindi con Nando Di Febo a conoscere un po' meglio questa realtà angolana. Sì, allora, la Casa del Sole non è altro che una casa dove queste persone con alcune problematiche cercano di vivere la propria vita nel migliore dei modi. Alcuni di loro, insomma, hanno un trascorso anche in altre strutture, però molto diverse rispetto alla nostra, perché la nostra è proprio gestione familiare. Cosa più importante è proprio per il dopo di noi. Cioè, ci sono dei ragazzi che o non hanno più le famiglie, quindi non hanno più genitori, quindi non hanno più parenti neanche che li possono accudire, oppure hanno dei genitori molto anziani, e quindi che si ritrovano a dover badare a questo ragazzo con delle problematiche non molto. Di facile gestione, insomma. Esatto, esatto. E quindi Quanti no, sono i ragazzi che ci sono adesso? adesso sono 7. Abbiamo anche altre richieste pure da altre parti, da altre città della regione, però purtroppo, dato che non sappiamo che fine faremo a breve, purtroppo non ci possiamo neanche impegnare con loro per poterli accogliere. Ecco, Quindi stiamo perché la vostra realtà aspettando. da chi dipende? Quali sono un po' le vostre... Intanto com'è nata? Raccontiamo un po' brevemente la storia. Insomma, questa realtà nasce Sì, anche grazie a una persona che amava il territorio e voleva lasciare un bel segno, no? Su Città Sant'Angelo, è così? Sì, è nata tanti anni fa, diciamo, con Rosolino Colella, che ha lasciato delle grandi donazioni, tra cui anche una casa che era da ristrutturare. Poi negli anni si è creata questa ASP, un'azienda di servizi alla persona, che ha ristrutturato, grazie ai fondi regionali, questa struttura. Poi nel 2015, finalmente, con un bando del nazionale, si è riusciti a creare questa comunità di alloggio per queste persone per il dopo di noi, e quindi si è iniziato nel maggio del 2015, che però purtroppo aveva una durata Biennale. annuale, Ah, no. perché era un progetto sperimentale. Poi, dato il grande successo e il riscontro sia da parte delle istituzioni che delle famiglie, il grande miglioramento che hanno avuto anche i ragazzi, tutti insieme si è arrivati fino ad A oggi. prorogarlo di anno in anno? Beh, sinora, Sì, insomma, però ogni anno bisogna aspettare, insomma, e sperare che ci sia la conferma. Questa è un po' esatto, più o meno, che non vi permette purtroppo sì. anche di fare progetti a lungo termine, anche con quanti vi Esatto. chiedono, insomma, di stare lì. Quante sono le figure che lavorano anche con i ragazzi? Quindi ci sei tu come educatore, coordinatore, Sì, poi ma quali c'è altre figure? uno psicologo e poi ci sono degli operatori sociosanitari che si occupano dei ragazzi. E ragazzi che sono appieno dentro le realtà di Città Sant'Angelo, anche lo sport li aiuta tanto. Passano adesso delle giornate bellissime con le squadre appunto della pallamano e del volley. Conosciamo anche un po' com'è nata questa partnership, questa idea, insomma, di lavorare insieme a questi ragazzi, dando l'opportunità di contribuire anche al progetto di crescita delle realtà sportive angolane. Sì, ormai questi ragazzi sono entrati nel nostro fare quotidiano, partita qualche anno fa con un calendario dei ragazzi maschietti della pallamano, raccogliemmo dei fondi e facemmo una donazione alla Casa del Sole con un piccolo parco giochi. E poi abbiamo sviluppato delle idee per
far partecipare più attivamente questi ragazzi, grazie anche all'intuizione del nostro tecnico che ha allenato fino all'anno scorso la Serie A, Nicola D'Arcangelo, tutte le settimane con questi ragazzi la mattina fanno un po' di manualità con il pallone, quindi giocano a pallamano e vederli lì noi ci riempie di gioia, è una cosa che... E non si può descrivere a parole, quindi bisogna viverle in prima persona. Ma la cosa che mi preme di più, ogni volta, ogni anno, dobbiamo ascoltare che la politica non è molto attenta a queste cose. È una grandissima realtà e quindi vogliamo che venga istituzionalizzata questa Casa del Sole, che sia veramente, che entri proprio nell'organicità di una regione. Quindi non dobbiamo andare a protestare, hanno diritto di fare una vita normale come la nostra e questi ragazzi veramente lo meritano. Parlavi di calendario, il primo calendario che è stato utilizzato per una raccolta fondi, ne avete fatta anche una per un calendario per il 2018 e la cosa bella, l'hai portato, quindi facciamolo anche vedere alla telecamera se vuoi, il calendario permette anche questa integrazione anche sulle foto perché i ragazzi sono insieme alla squadra e questo è sicuramente anche un bel segno. Sì, proprio i ragazzi li abbiamo inseriti nei gruppi che normalmente fanno attività agonistica, quindi sia i ragazzi della pallamano che della pallavolo, ormai fanno parte della famiglia e vengono trattati come i nostri ragazzi, quindi questa è la cosa, la naturalezza, la schiettezza, proprio facciamo ecco, vediamo tutto alcune normale. Immagini in questo momento, sono ragazzi autistici, giusto? Questa è la... Alcuni, altri problematiche, insomma, sì. Riescono insieme appunto a vivere una quotidianità anche di interazione e di relazione con la realtà angolana, appunto con tutte le cose che ci sono in questa splendida cittadina, peraltro riconosciuta da Forbes, questa prestigiosa rivista internazionale, al sesto posto tra le località più belle a livello internazionale e quindi insomma anche questa struttura potrebbe essere un fiore all'occhiello, no? Di una cittadina e non soltanto appunto i centri commerciali o altri aspetti insomma che ci sono, ecco, per valutare la bellezza di una cittadina anche se ci sono cose di questo genere che funzionano è un elemento importante. Allora conosciamolo un pochino meglio questa Casa del Sole, anche il nome è molto bello, questo va detto, abbiamo un video che avete preparato per noi che ci introduce un po' meglio a questa realtà, vediamolo insieme. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come... Insomma questo video così è breve ma comunque ci ha portato un po' nella vostra realtà. Parlavamo prima del calendario, era questo ovviamente il calendario di cui parlavamo, nel frattempo lo abbiamo procurato e come vediamo anche nelle immagini appunto ci sono i ragazzi della Casa del Sole insieme anche a tutti quelli che fanno parte di queste realtà sportive, quindi complimenti per questa idea. Parlavamo appunto anche del dopo di noi, no? È una iniziativa importante questa perché soprattutto ecco, i genitori si rendono certamente conto che quando non ci saranno più i ragazzi che non sono autonomi, che comunque hanno delle problematiche, hanno bisogno di qualcuno che si occupi di loro. Quindi strutture come queste sono assolutamente significative. Non soltanto lo sport, anche altre cose che ci sono. Allora, conosciamo meglio intanto che cosa si intende per dopo di noi, quali normative ci sono, insomma, entriamo un po' meglio nel dettaglio e anche cosa fate oltre alle attività sportive. Sì. È importante dire che nel 2016 finalmente, dopo tanti anni di lotte e di battaglie, finalmente c'è stata proprio una legge a livello nazionale che ha introdotto anche un cospicuo finanziamento proprio per le iniziative per il dopo di noi. Quindi noi ci aspettavamo, insomma, anche rincuorati da questa legge che è stata approvata, anche dei soldi stanziati appunto per questa legge, di poter continuare in maniera tranquilla a svolgere il nostro lavoro all'interno della Casa del Sole. Poi però purtroppo non si sa come
bene come. Dopo le interpretazioni sono, per la legge sono sempre diverse da regione a regione. E quindi da poco ci hanno detto che questi fondi che sono stati stanziati proprio per il Dopo di Noi non possono essere presi e acquisiti dalla nostra struttura, perché i fondi vengono dati direttamente alle famiglie, che però noi diciamo, se le famiglie vogliono che i ragazzi stanno qui, perché farci fare tutto questo iter burocratico? Quindi adesso l'iter sarebbe che le famiglie pagano la presenza dei ragazzi da voi adesso, e non è direttamente un'economia che arriva alla struttura. Sì, anche già i genitori finanziano una parte della struttura dando la cifra che prendono dell'accompagnamento, certo, del ragazzo. Però purtroppo non bastano, non è sufficiente, questi, chiaramente. Esatto, non bastano, e quindi speriamo che la regione sia in grado di recepire nel migliore dei modi questa legge in modo tale da poter... Ma vi risulta che in altre regioni c'è stato un percorso diverso, quindi queste economie arrivano direttamente alle strutture che hanno questo tipo di servizio, che offrono questo servizio? Allora, partiamo dal presupposto che comunque la regione Abruzzo un po' su questa tematica già era indietro, perché in altre regioni già da parecchi anni c'erano delle strutture che accoglievano questi ragazzi proprio che non avevano più le famiglie oppure avevano delle famiglie anziane. Poi la Regione Abruzzo aveva già precedentemente stanziato fondi per ristrutturare appartamenti, case, mm-hmm, strutture come la nostra, da destinare proprio per il Dopo di Noi. Quindi ci chiediamo, una volta che questi fondi sono stati messi, le strutture sono state realizzate, perché poi non riuscire a mantenere un'economia che sia costante, che vi dia poi, come si dice, l'ossigeno per poter andare avanti quotidianamente. Sì. Mi rendo conto, insomma, di qual è l'esigenza. Ecco, non so adesso nelle altre regioni se c'è insomma, un'economia diretta o se invece questa economia arriva alle famiglie, che poi hanno più risorse da destinare. Però, insomma, certamente ogni regione probabilmente ha poi, per via dell'autonomia che c'è, la possibilità di gestire. Ma ci siamo anche noi che li supportiamo e andremo a battere i pugni nelle scrivanie giuste e veramente li spingeremo. È una struttura che ha assolutamente bisogno di sostegno. Deve essere aiutata, quindi, perché fanno delle cose encomiabili. Ecco, fanno delle cose encomiabili, lo dicevamo prima, non soltanto lo sport. Che cosa si fa dentro questa struttura? Raccontiamola un pochino meglio. Quindi i ragazzi hanno anche dei mezzi con i quali spostarsi, quindi possono andare anche appunto nelle palestre e anche altrove, ma anche nella struttura ci sono anche degli animali di cui si occupano, è così? Sì, sì. Visto che ti occupi della struttura, parlacene pure. Sì, sì, di attività ce ne sono veramente tante, già a partire dalla cura personale di ogni ragazzo, poi anche dalla cura delle stanze, dell'ambiente, poi anche in base ai periodi dell'anno. Noi facciamo dei piccoli mercatini, quindi realizziamo delle piccole cose fatte a mano con i piccoli artigiani. Noi abbiamo ricevuto anche noi dei regali. Ultimamente ci hanno fatto a Natale un bellissimo orologio fatto da loro, un manufatto in legno molto 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 bello. L'anno scorso ci hanno fatto un trofeo, hanno fatto proprio con dei fili intrecciati. Un atleta che scagliava il pallone, proprio, che dava l'idea del quindi anche un gusto artistico carino, insomma, noi gestito. Li teniamo gelosamente nella sala dei trofei, e quello è il regalo più grande. Ha un valore, ha un valore assolutamente. Se avessimo vinto anche la Coppa Italia, uno scudetto, sarebbe sempre più sotto. Il regalo dei ragazzi della Casa del Sole è quello più bello. Ecco, l'obiettivo è quello di regalare a questi ragazzi quanto più autonomia, no? Sì, sì, sicuramente. Quindi poi realizzando questi piccoli manufatti andiamo in giro un po' per i paesi, Città Sant'Angelo, Silvi, Atri, uh-huh, a fare questi mercatini, e poi i soldi che raccogliamo vengono ridistribuiti in base alle ore lavorate da ogni ragazzo, e poi quando facciamo le uscite possono comprare quello che vogliono. Sì, sì, esatto, che ne so, andiamo al bar, ognuno si prende, che ne so, dal gelato, la pizza, con le proprie, eccetera, economie. Esatto, con la propria economia. Poi andiamo al cinema, al bowling, facciamo delle piccole gite, siamo stati in montagna qualche settimana fa, d'estate andiamo al mare. Poi sono, insomma, le attività sono veramente tante. Poi abbiamo anche un accordo con la LAV, mm-hmm, quindi
due anni e mezzo fa ci hanno dato due cani che erano stati maltrattati e noi ci siamo presi cura di questi cani che adesso sono tornati anche loro a vivere una vita serena insieme a noi. Fanno parte della famiglia della Casa del Sole, sì, adesso. Sì, abbiamo quattro cani, anche quattro galline e un gallo. I ragazzi si prendono cura anche di queste persone, quindi non solo noi ci prendiamo cura di loro, ma anche loro si prendono cura. Questa è un'ottima cosa. E poi le attività che fanno loro possono essere viste sui profili social Facebook. Ci sono Casa del Sole, giusto? Casa del Sole, Fondazione Casa del Sole, ci sono tutti video, foto, tutte le attività sono alla luce di tutti. Sì, sì. Quindi è tutto verificabile, sono molto trasparenti. Sì. Non ci vendiamo niente. Poi noi andiamo, poi loro invitano, quindi c'è questa anche con altre associazioni. Insomma, non è una struttura chiusa, è una struttura molto aperta al territorio che cerca di interagire, appunto si diceva, la LAV e altre realtà. Abbiamo anche un altro contributo da proporre a tutti i nostri telespettatori, perché c'è proprio un ragazzo che è ospitato in questa realtà che si chiama Mirko, che ci racconta un po' la sua esperienza. Allora vediamo insieme questo contributo anche per conoscere meglio come si vive nella Casa del Sole. Ciao Mirko, allora ci dici qualcosa di te? Quanti anni hai? Dove sei stato? Allora, c'ho 45 anni. 45 anni. Dove hai vissuto fino ad ora? Fino ai 24 anni sono stato a casa. Poi sono stato 10 anni al Paolo VI, un'altra 5 anni e mezzo al Marestella Villa Pini, poi un'altra a Palena, poi sono venuto alla Casa del Sole. Che differenza c'è tra, che ne so, la Casa del Sole e le altre strutture dove sei stato? Si sta meglio, è diverso. Ci sono gli operatori che ci seguono, perché siamo meno ragazzi e stiamo dentro una casa. L'estate andiamo al mare, usciamo, facciamo attività, facciamo tante cose. Che attività fate? Facciamo la palla a mano. Ci prendiamo cura dei cani e delle galline. Qua siamo più liberi. Non fate dei lavoretti poi che vendete pure? Facciamo i mercatini. E le cose che vendete che ci fate? Facciamo un fondo cassa. Un appello ai politici? Di aiutarci. Perché? Perché questa struttura deve andare meglio. Vabbè, no. Io sbagliato, non è così. Com'è? È un genio. Di. Mirko, ma se la Casa del Sole dovesse chiudere, che succede? Se invece è grave, se chiude qua, non lo so dove vado. Se chiude, dove andiamo a finire? Se chiude, dove andiamo a finire? Va bene, grazie Mirko. Grazie Mirko, davvero, dico anch'io, insomma, ci ha fatto un bel quadro, insomma, di quello che è il suo percorso e anche di quelle che sono anche le sue paure, perché se dovesse chiudere, dove andiamo a finire? È una domanda insomma, alla quale, insomma, chiediamo anche noi, insomma, che ci siano delle risposte, che ci siano anche presto, anche semplicemente per poter pianificare al meglio, insomma, sì. il proprio agire, perché, insomma, pensare che di qui a un anno bisogna aspettare poi, sapere se si va avanti o non si va avanti, insomma, non si può ragionare, insomma, su, anche nel lungo periodo, nel progettare anche dei rapporti con altre realtà, nel pianificare, insomma, delle azioni concrete, no, che possano portare poi a essere lungimiranti, diciamo così. Voi lo fate lo stesso comunque, perché comunque vi muovete bene, non pensate in negativo, insomma, siete molto cerchiamo positivi. Cerchiamo di fare lo stesso, però quello che è grave è che poi questi ragazzi comunque, se vanno via dalla Casa del Sole, comunque poi la Regione Abruzzo si dovrà occupare di reintegrarli in altre strutture. Poi la regione pagherà una retta che comunque è superiore rispetto a quella che viene chiesta da noi, quindi comunque c'è pure uno spreco di soldi pubblici. Mm-mm. Quindi, visto che questi soldi ci sono e c'è la legge, perché non riusciamo a trovare un modo per farci finanziare? Questa è la domanda importante.
Ci riusciremo. Speriamo. Fiducioso, Ennio. Allora, io volevo un po' capire i ragazzi che sono lì tra loro, come interagiscono? Hanno avuto delle difficoltà nel poter, insomma, relazionarsi, nella gestione del tempo, insomma, oppure è diventata davvero una famiglia anche da subito? Che percorso è stato fatto anche con gli psicologi che ci sono per fare in modo che si sentano a proprio agio e anche in famiglia, in un ambiente nel quale comunque prima non si conoscevano chiaramente? Beh, insomma, non è stato facile, sicuramente non è stato facile. I primi mesi sono stati abbastanza impegnativi perché come noi non conoscevamo loro, neanche loro conoscevano noi e non si conoscevano neanche Tra tra loro. di loro. Quindi c'è stato un primo percorso di avvicinamento, di conoscenza reciproca e poi anche di amicizia anche tra di loro per vedere con chi mi trovo più. Con chi sono più affine? Questo come accade a tutti, in ogni Sì, caso, anche in una classe esatto. scolastica, no? Succede che poi si Sì. creano delle amicizie Non è con stato alcuni e facile meno con altri. neanche abbinarli, perché ci sono quattro stanze ogni stanza I due ragazzi sono lì posti letto. H24, è corretto, Sì, cioè sì, hanno sì, anche sì, la sì. notte, insomma, quindi il tempo è Sì, gestito lì, però chi ha vivono lì. ancora famiglia, insomma, tornano nelle loro case quando vogliono, giusto? Sì, Com'è? comunque di solito il fine settimana chi ancora famiglia passa almeno il fine settimana con loro, oppure Feste, sì, immagino compleanni, Natale. Natali, sì. Però ad esempio c'è un ragazzo in particolare che non ha veramente più né genitori né l'unico parente che ha è una sorella che però vive anche fuori, quindi la stragrande Sta lei sempre. maggioranza del tempo la passa con noi, quasi sempre. Ecco, questo è un modo proprio per ripensare la solidarietà, c'è scritto anche sul vostro biglietto da visita, no? Che cosa intendete con è un modo per ripensare la solidarietà? Nel senso, cerchiamo di non vedere più il solito assistenzialismo fatto, oddio quanto è carino questo ragazzo, poverino, che possiamo fare, oppure la classica donazione in denaro che fa sempre piacere, però anche una vicinanza diversa, come ad esempio quella che stanno facendo loro con la panna a mano, un interagire insieme, passare del tempo insieme, cercare di aiutarci insieme per vedere cosa possiamo fare per questi ragazzi. E i ragazzi e le ragazze del volley e della pallamano come hanno accolto questo progetto? Come interagiscono? Come vivono queste giornate condivise? Allora, i momenti in cui siamo insieme, i ragazzi vengono anche a vedere le partite, Quindi quindi sono diciamo, sì, i sono i tifosi tifosi, hanno principali. fatto anche uno striscione Giustissimo. dedicato, considerando che la pallamano l'anno scorso ha fatto anche un campionato molto importante, la Serie A, e questi ragazzi erano i primi sugli spalti e incitavano, i ragazzi. Abbiamo fatto diverse feste, proprio nella loro struttura. Ci facciamo i doni quando ci incontriamo e poi è importante la mattina fanno l'allenamento. Però noi stiamo sviluppando anche dei progetti, ne parlavamo con loro e vorremmo, io approfitto adesso anche per fare un appello, se c'è qualche società di pallamano, possibilmente, noi già stiamo facendo delle indagini, che stanno facendo un progetto simile al nostro, li vorremmo far giocare gli uni contro gli altri, quindi fare una partita. Quindi questa la vogliamo realizzare e credo, insomma, ne parlavamo anche con Nando, che riusciremo a trovare qualcuno per farli proprio giocare a pallamano. E sarà proprio la prima partita di Questa è ragazzi che hanno una bella cosa qualche questa, perché piccolo poi sentono problema, proprio l'agonismo anche loro, insomma, si Ma sentono sono, guarda, sono protagonisti. simpaticissimi, affrontano le cose sempre con il sorriso, sono dei ragazzi attivi, Abbiamo visto anche nell'intervista, aveva il sorriso tutto il tempo Mirko, no? ma abbiamo avuto modo di vedere questa loro crescita che hanno, perché ormai noi ci conosciamo da 3 anni, i ragazzi sono diversi oggi, non possiamo spegnere quell'entusiasmo, quel sorriso, quella voglia di stare, anzi. Dovremmo anche invitare ancora di più le associazioni di Città Sant'Angelo limitrofe a vedere le attività e a partecipare alle attività della Casa del Sole, entrare nelle scuole.
Questi assolutamente. sono dei progetti che non possono cadere nel dimenticatoio, devono essere Sono dei progetti caldeggiati. assolutamente importanti, significativi, dal grande valore anche per quello che poi è Considerando che il futuro di questi ragazzi. nelle nostre case spesso ci sono di questi problemi, però poi li proteggiamo troppo, li teniamo in casa, non facciamo vedere questi che qualcuno vorrebbe farli vedere come dei problemi. No, questo è il valore Assolutamente. aggiunto. Sono degli Assolutamente. angeli Quali sono questi ragazzi. l'età di questi ragazzi, più o meno l'età media? Vanno Quanti dai 19 ai 45. hanno? Quindi anche variegata l'età, insomma, hanno anche così, Sì. insomma, sicuramente percorsi diversi ed è sicuramente una bella esperienza, anche per tutti voi, immagino, per voi operatori, avere a che fare con loro, con la loro quotidianità e cercare per loro di trovare appunto queste, non soltanto appunto risposte politiche, ma anche delle collaborazioni come è accaduto con la pallamano e con lo sport. Ecco, noi siamo in conclusione, però non abbiamo detto esattamente dove si trova questa struttura. Se qualcuno ha voglia così di fare una passeggiata, venire a trovare i ragazzi, magari conoscere i prodotti, magari venire lì a comprare qualcosa di quello che portano poi al mercato, è possibile visitare questa Come struttura? no, non c'è problema, noi siamo a Via Vertonica, Città Sant'Angelo. È nel verde? Sì, In aperta in aperta campagna, campagna. a Perché 3 appunto sentivo chilometri da. galline Siamo a all'orecchio, 5. evidentemente è Proprio un siamo posto di vicinissimo al pace. palazzetto dello sport, al Palacastagna, che è in Contrada Aureli. La strada proprio attigua al palazzetto dello sport ci si arriva. Dopo 3 km c'è la Casa del Sole, c'ha anche un'insegna, quindi si vede. Facilmente, insomma, si trova E poi facilmente. è una bellissima struttura, è veramente bella, bella da vedere. Io ci vivrei, quindi è Tanti di bella. noi spesso abbiamo detto una bella settimana qui di riposo, non ci Fa farebbe quasi male. la vacanza, Sì, insomma, carina, che veramente. oltretutto insegna molto, anche ai ragazzi, insomma, che magari hanno il piacere di passare del tempo con loro, insomma, ai nostri figli, che hanno comunque la voglia di passare del tempo, e non soltanto tra centri commerciali e insomma, ludoteche, ma anche passare del tempo con le persone che hanno anche bisogno di ascoltare, di farsi ascoltare con quello che è il loro quotidiano. Complimenti per quello che fate. Ecco, io spero che anche questa trasmissione possa essere un po' utile, sia per tessere nuove reti di rapporti, ma anche, insomma, avere delle risposte che certamente aspettate. Grazie a tutti voi per essere stati qua. Tutti voi, parlo anche di tutta la realtà che c'è dietro, quindi come rappresentante della pallamano e dello sport e come uno dei referenti, insomma, della Casa del Sole, perché ci sono anche tutte le figure che insieme a te lavorano in questa realtà. Ricordiamo quindi la pagina Facebook, La ricordala tu. nostra fondazione Casa del Sole, O Casa del Sole. o Casa del Sono Sole, sì. due Oppure pagine Facebook che possono essere vedere cercate. anche quello che facciamo, le nostre attività con loro, Pallamano Città Sant'Angelo, Volley Città Sant'Angelo. Perfetto, era quello che Vi volevo, ringraziamo. dare tutti i Grazie mille. riferimenti Grazie. per fare in modo che questa realtà possa essere approfondita al di là di questa trasmissione insieme. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con me, come sempre, per la settimana prossima. Arrivederci.